Oltre 20 milioni di euro dalla provincia di Chieti per l'edilizia scolastica. Si annunciano l'inizio di aperture di cantieri e di lavori che riqualificheranno le scuole teatine. Sì, un grande investimento della nostra provincia, l'amministrazione Menna e il Consiglio Provinciale hanno messo in campo una risorsa straordinaria sulla città di Chieti, interventi su quasi tutti i plessi scolastici che fanno il paio anche con l'acquisto dei locali dell'ex CIAPI dalla Fondazione. L'intervento più importante è quello sull'ITIS Luigi di Savoia, un intervento di adeguamento sismico tramite abbattimento e ricostruzione, ma ci sono i lavori sul Liceo Vico, l'ITIS Pomiglio, il Galliani, un vero e proprio piano Marshall sulle scuole di Chieti. Una grande attenzione ai luoghi della cultura dei nostri ragazzi, un investimento che sta già diventando cantiere e che continuerà a diventarlo anche nei prossimi mesi. Sicuramente un lavoro importante che ci carica di responsabilità, ma che dà l'attenzione che merita ai luoghi della cultura, della formazione, ai luoghi dove i nostri figli crescono e passano la maggior parte del loro tempo. Nella fattispecie si tratta di quali strutture scolastiche? Ci sono interventi sul Liceo Masci di Via Vernia, che aveva visto la realizzazione della parte esterna, ma che oggi con un ulteriore finanziamento di oltre 1 milione di euro vedrà il completamento e i lavori di ricostruzione anche all'interno. Poi c'è il completamento del Liceo Vico con 9 nuove aule da destinare ad una scuola che si allarga sempre di più, ci sono ulteriori lavori sul CIAPI, una serie complessa di piccole manutenzioni, di interventi sugli impianti termici, sugli infissi, tutte piccole cose ma molto diffuse e molto sentite dalla popolazione scolastica, su strutture che per troppi anni sono state senza la giusta manutenzione e che oggi abbiamo la possibilità di dare a loro l'attenzione che meritano, perché la manutenzione rispetto alle strutture scolastiche è un tema importante che assolutamente non va trascurato.